Un giorno di festa ed allegria ieri pomeriggio al centro anziani di Via Forno a Capo d'Orlando. Anche quest'anno infatti si è rinnovato l'appuntamento con il Festival di Primavera, iniziativa organizzata dall'assessorato pari opportunità e dall'area socio-assistenziale del comune di Capo d'Orlando al centro anziani di Via Torrente Forno. A contribuire al successo della giornata, dedicata ai diversamente abili e dagli anziani, il gruppo Scout Gesci, nonché alcune associazioni di volontariato che operano sul territorio e che hanno coinvolto i partecipanti con balli, sfilate, canti ed un torneo di briscola. Alla fine, 4 coppe sono state consegnate ai più bravi tra le diverse categorie. Soddisfazione per il comune paladino che ha organizzato il pomeriggio e rappresentato da Cettina Triscari e dal consigliere delegato Linda Liotta. Siamo soddisfatti della bellissima riuscita di questi incontri, di queste riunioni che facciamo al centro anziani. È al secondo anno che festeggiamo anche la primavera e per la seconda volta gli scout a Gesci di Capo d'Orlando hanno manifestato il loro desiderio di animare la festa. È un nostro obiettivo, l'obiettivo di integrazione, di vicinanza dei meno giovani con i ragazzi per noi è un grande risultato.